Perciò, dopo tutti gli antipastini di terra, olive, salsiccia, pancetta, ricottina, adesso hanno portato anche uno sformatino di verdure, presumo, vero? Fammelo vedere. Anzi, faccelo vedere. E poi, dopo la frittatina, anche un tortino, che adesso assaggiamo. È buonissimo. È buonissimo. Involtinetti con gli asparagi e formaggio. Siamo ancora agli antipasti, adesso trippa al sugo. Pensate che poi dovranno arrivare due secondi, due primi. Abbiamo già mangiato 15 antipasti. E adesso anche lumache, sempre lumache al sugo. Tipico piatto sardo, saranno un po' piccantine. Assaggiamo la trippa e le lumache. I pasti probabilmente sono finiti, non li abbiamo contati, erano tanti, dai prosciutti alle salsicce, agli altri, pancetta, olive, formaggi, lumache, trippa, e quindi tanti antipasti, adesso probabilmente sono finiti e partiremo con i due primi, non sappiamo a base di cosa sia, ve lo facciamo sapere presto. È arrivato il primo primo. È arrivato il primo primo e il primo dei primi, un vassoietto di ravioli al sugo. E questo invece è il secondo dei primi, paccheri con macinato, quindi un sugo. Ah, paccheri al sugo di salsiccia proprio. Anche la zappata, i paccheri. Come sono i ravioli, Rita? Buonissimi. Quelli di mia mamma. Li faceva così? Sì. Tradizionali al massimo. Buonissimi. Adesso capra in umido. Va bene? Io sono costretto a parlare così perché sennò non si sente niente. E dulcis in fundo, che non poteva mai mancare in un pranzo sardo, del maialetto arrosto con patate arrosto. Diciamo che con tutti gli antipasti, i primi, il terzo e qua. Nel frattempo in Sardegna diluvia, quasi a giugno, ma non vuole saperne di fare belle giornate. E infine raviolini della casa con ricotta. Assaggiamo. Pranzo andato bene, pagato 38 euro a persona. E adesso si rientra a casa e andiamo a fare una bella partita a chip, un gioco tipico. Abbiamo mangiato, speso 38 euro a persona, Davide la metà, 19. Ho mangiato il doppio di tutti. Tutto sommato bene. Adesso rientriamo a casa, Mirto di zio Giorgio e Chip. Va bene? Adesso ci facciamo una bella partita a carte con gli amici, con mio padre, con mia zia. È un giochino simpatico che facciamo sempre. Hai imparato anche Dato. Ciao, mi ha ucciso. Ciao Barbara. Ciao. Ho perso, Oggi ho perso. Non fa niente. Un'altra bella giornata con i nonni e con amici di famiglia. Adesso rientriamo in camper. È stata bella. Abbiamo mangiato tanto e bene in agriturismo. Giocato a carte tutta la sera. Cenato una fettina di pollo ai ferri e insalata, leggerissimi, e adesso ci rilassiamo un po' nella dinette in camper. Domani un altro giorno, da domani iniziamo a fare un po' di commissioni perché subito dopo l'esame di Davide, i primi giorni di giugno, ripartiamo, quindi bisogna iniziare a sbrigare un paio di pratiche. Buongiorno ragazzi! 23 maggio, anche oggi abbiamo fatto altre commissioni, praticamente rimane solo l'esame di Davide, quindi a giorni si farà anche quello e siamo liberi di ripartire come ogni anno. Però adesso le giornate sembrano migliorate, la giornata di oggi sembra
Sembra buona, quindi ci spostiamo da dietro casa dei nonni e ci facciamo un giro e vi portiamo a vedere qualcosa, speriamo, perché ci abbiamo già provato una volta arrivando quasi sino a Oristano, ricorderete, è iniziato a diluviare, ha fatto 3-4 giorni di pioggia e non c'è storia. Adesso vi portiamo nel sud della Sardegna, la zona di Portopino, di Teulada, di Chia. Grazie Dado, ne sa della Sardegna. Andiamo ragazzi, un po' di spesa e si va in giro qualche giorno. Adesso ci fermiamo in un Eurospin di passaggio, poi pranziamo in Solinas, prendiamo magari anche 2 orette di sole di pomeriggio e di sera potremo andare a dormire già da qualche parte. Vero? Verissimo. Possiamo fare così. Facciamo così. Il gettone. Sì, di presenza, andiamo. Tieni papi. Grazie amore. Oggi Roberto al carrello. E oggi guido sempre. No, 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 no. Tranquillo. Tranquillo. Se vuoi ti riprendo, altrimenti no. Dovete fare un sorridere sempre. Spesa fatta, Rita, la sistemiamo dopo? Sì, o porto il carrello e inizio a mettere la carne almeno? La carne che va in frigo, però se devo mettere la carne devo togliere tutto. Siamo abbastanza gasati perché è 20 giorni che sta facendo tempo brutto, no, 20 no, per dire, però tanti. E oggi è una splendida giornata di sole. È caldo e quindi ci piace molto l'idea di riandarcene un po' in giro. Spesa fatta, un quarto d'ora e siamo in Solinas, pranziamo lì, di pomeriggio prendiamo un po' di sole e poi, come ho detto prima, ci spostiamo ragazzi, vi facciamo vedere qualcosa oggi se riusciamo. 1:15 siamo arrivati in Solinas, abbiamo parcheggiato e stiamo già quasi per pranzare. Mangiamo delle fettine di cavallo e Dado anche la pasta. Per cuocerla in acqua delle volte la parte che è stata schiacciata può rimanere cruda. Qui forse ha chiuso questa pasta in maniera molto delicata. Ce l'abbiamo fatta anche noi a sederci a tavola, pranziamo, caffettino, Rita, io l'assaggio e in spiaggia. Pranzetto fatto e finalmente riprendiamo un po' di sole ragazzi, ci sdraiamo 2 orette, c'è molto vento ma qui a Solinas c'è la possibilità di sdraiarti al riparo della vegetazione, quindi staremo bene ugualmente. Rita si lava i denti e siamo pronti. E finalmente un po' di sole di nuovo, la Sardegna ci stava fregando, ma oggi è proprio bello. Davide si rilassa un po' in camper e poi ci raggiunge. 2 ore di sole e torniamo belli abbronzati. Sì. Eravamo convinti che ci fosse troppo vento e si potesse star bene al riparo e invece no, troppo caldo, andiamo in spiaggia. Cambio di programma. Sì, in spiaggia, pintarella in spiaggia. Così se c'è caldo ci possiamo anche bagnare. Sì, un bagnetto. Se è il caso, fa piacere. Dado mi ha proposto un bagnetto e proviamo a farlo. C'è caldo. L'abbiamo azzeccata a venire qui in spiaggia perché dietro si schiattava. Proviamo? Perché no? Lo tentiamo. Non siamo obbligati, torniamo indietro. C'è caldo ma si sta bene così, fuori si sta bene, come tocchi l'acqua ti passa la voglia.
Ci devono essere un sacco di esercitazioni militari a Teulada. Ho visto tanti post su Facebook in questi giorni e poi è pieno di elicotteri in giro, ma molti girano a 4 a 4. Tutta la base di Teulada degli americani. Una bella passeggiatina a Condado, nella nostra spiaggia privata. Questa è la spiaggia di casa mia praticamente, vengo qui da quando ero bambino. Sempre bella, sta sempre bene. Beh, comunque ci voleva questa giornata di sole finalmente. Dopo essere stati a Cucamonga in Ogliastra dagli amici, ha fatto solo ed esclusivamente pessime giornate. Non ha mai più fatto una giornata di sole, nuvole e piogge, ma per molti giorni, quindi ne avevamo proprio bisogno. Ragazzi, adesso vi faccio vedere, a parte, vabbè, vi presento un mio amico, Renato. Ciao Renato. Un saluto agli amici, ci vuole. Ho acceso la GoPro per farvi vedere che cos'è questo posto adesso. Bellissimo. Guardate il mare, cosa è diventato. È diventato olio, non c'è più un filo di vento e il sole è ancora caldo, sono le 6:20 di sera. È che Davide deve mangiare, dobbiamo lavarci, dobbiamo fare... E deve studiare ancora, e quindi se non rimarremo qui sino alle 8 di sera, perché adesso è meraviglioso. Stavo dormendo, Rita ha fatto una passeggiata con Davide e io stavo russando sdraiato qui. Fantastico. Cosa devi aprire? Apro una parentesi sui miei nuovi occhiali. Belli, e dove li avete acquistati? Pagati 0,0 euro. Bellissimi. Questa è gli occhiali del futuro, senza neanche lenti questi. Fatti apposta per grattarsi gli occhi. Mamma è brava, ha raccolto un po' di spazzatura, tra cui questi occhiali. Bellissimi. Adesso doccia. Anzi, adesso merenda, ci mangiamo un frutto, qualcosa. Via. Ci volevamo fare la doccia in quest'aria sosta, ci sono sempre state. Sono andato a chiedere se fossero calde, e invece non ci sono proprio né calde né fredde, sono fuori servizio. Perciò accendiamo il boiler e ce le facciamo in camper. Mangiamo qualcosa qui, doccetta, e Davide studia, io lavoro un po'. Che figata questo parcheggio, che figata di giornata. Docetta fatta in camper, adesso lavoro un po', Davide sta studiando con Rita. Siamo arrivati alle 8:20, ho lavorato un po', Dado ha studiato, tutti e tre ci siamo fatti la doccia in camper perché mi hanno detto che era che non erano funzionanti, non lo so perché in questa stagione in un'area sosta non funzionano le docce. È quantomeno strano, e io sarei stato più attento, gestendo un'area sosta, ad avere le docce funzionanti in questo periodo, ma può succedere, chissà cosa è successo. Rita, che ci prepari di buono? Allora, facciamo una frittata di cipolle fresche. Ah sì, che ho comprato io stamattina, sì, super cipollona, sì. Gigantesca, guardate. E poi tante verdure voglio. Sì, facciamo la verdura cruda. Sì, voglio tante verdure perché in questi giorni abbiamo mangiato davvero molto. Sì, un ristorante, con agriturismo e parenti, amici. E quindi ci vuole un po' di verdura sana. Adesso olio di proprietà, ce l'ha procurato Francesco, il fratello di Antonio, al Cucamonga. 11 euro al litro, ragazzi, l'olio in Sardegna costa così, 5 litri, però è olio buono di sicuro. Bel colore. Eh sì. Bello colore. Sì, facciamo testare a Dado che è l'esperto. Comunque oggi bellissima giornata, caldo, c'è ancora caldo, ci sono la bellezza di 27 gradi e 7 dentro il campo. Rita stava cucinando in magliettina, ma c'è effettivamente troppo caldo. Ancora non manco perché io giusto non mi ricorderò mai.
lo devo scrivere. Promemoria? Promemoria per il camper. Coperchio. Perché ogni volta... La misura, sì, perché ogni volta, altrimenti è un casino, mi dimentico. Pollo ai ferri ci piace sempre, è una bellissima frittata di cipolla fresca e anche le uova fresche ho comprato stamattina, infatti bel colore. Beh, sediamoci a tavola. Suona il freestyle di Dado, bisogna cenare urgentemente, gli zuccheri sono precipitati. Oggi mangiamo anche un pezzettino di pecorino che avevamo comprato al caseificio di Carbedu. Un po' di TV e una bella cenetta. Rita, buon appetito anche buon a te appetito. E a domani vedremo, domani decideremo cosa fare. Certo. Ciao amici, a domani, buonanotte. Buongiorno a tutti amici, 8 del mattino, siamo quasi pronti per le colazioni. La giornata sembra bellissima anche oggi e ne sono molto felice. Come al solito mangiamo, lavoriamo un pochettino e poi decidiamo se spostarci e andare verso Chia, la costa sud, come vi ho detto ieri. Penso di sì, così vediamo qualche posto nuovo, ve lo facciamo vedere. Ciò che conta è che ci sia un bellissimo sole però. Entro e mangio. Ciao. Ciao cucciolo. Si è esploso il piatto. Sì. Avete visto pochissimi camper, in genere è pieno questo piazzale, chissà perché. Ieri me lo son chiesto, non so se sia per le giornate brutte dei giorni passati o per... stranissimo. È pieno di tedeschi, in genere non c'è più nessuno. Vabbè. Vedete? Colazione fatta, io in ufficio e Dado a scuola di fronte a me. Sì. Che ripassa perché manca pochissimo all'esame, è stra pronto, ma bisogna continuare a leggere, a ripassare, ripassa i greci. Adesso con Dado andiamo a pagare il parcheggio di stanotte, 10 euro, poi ci facciamo i servizi. Perché compresi nei 10 euro ci sono i servizi, carico e scarico. E basta, non c'è altro, le docce non funzionano, non c'è nient'altro da fare in questo parcheggio. Vediamo se c'è il retriever però. Retriever è sotto questo camper. Bello, eh? Lo vorresti molto. È carinissimo. Mi piace qua sotto. Bruce. Bene, abbiamo pagato, fatto una chiacchierata. Buongiorno Rita, anche buongiorno. Tu sei pronta? Pronta. Grande, adesso ci spostiamo subito. Eh sì. Abbiamo fatto una chiacchierata con la ragazza che gestisce quest'area sosta, molto tranquilla. È la proprietaria del cagnolone che stava accarezzando Dado di Bruce. Tolgo il gradino e ci spostiamo. Sì. Andiamo a fare i servizi e ce ne andiamo. Certo. Ok, gradino tolto, mettiamo in moto, ammortizzatori e servizi. Fatti i servizi e fatti anche i peli quasi. Harry? Sì, io ne approfitto. E fai bene. Adesso ragazzi vi facciamo vedere la costa di Chia, la costa sud della Sardegna. Tanto bella, è tanto bella. Da Teulada sino a Domus de Maria, Chia, posti meravigliosi. Ci riempiamo un po' d'acqua. Acqua dalla fontana. Questa è la strada che unisce, che congiunge appunto Carbonia alle spiagge di Portopino ed è la strada che porta anche a Teulada. In questa strada è pienissimo di campi coltivati, di coltivano e fanno gli orti praticamente anche da questa da adesso in poi. E quindi si può acquistare
tantissima frutta e verdura buonissime coltivate qui a chilometro zero. È pieno di bancarelle ogni tot metri e noi facevamo sempre tanti acquisti. Tanta tanta frutta e verdura, pomodori incredibili, ho mangiato prodotti in questi terreni. Stiamo attraversando Sant'Annarresi, comune della musica e del vino. Qua vengono prodotti, c'è una cantina, Samesa, che produce vini straordinari come il Buio, da me amatissimi, e poi fanno anche sempre i festival della musica, quindi in estate questa si anima con i concerti, i vari concerti e le varie organizzazioni del comune. Una cittadina piccolissima, non so di quanti abitanti, ma questa è la strada principale che la attraversa e poi non c'è tanto altro. Abbiamo attraversato tutta la zona del poligono militare di Teulada, adesso stiamo arrivando appunto nella panoramica che poi porta a Chia. Sulla destra c'è il porto di Teulada, noi invece siamo andati dritti e in questa strada adesso iniziano le salite, tutta la strada panoramica per Chia. È pienissimo di agriturismo, ittiturismo, qua si può mangiare molto bene ogni 50 metri. Trattorie. E qua. Porto Budello. Piccolo porticciolo, carino. E qua c'era un ristorante molto famoso, ormai credo chiuso. Questa costa è splendida e se ci fosse un bel sole sarebbe ancora più bello. Siamo un po' sfigati, per dir la verità. Ogni volta che usciamo per farvi vedere qualcosa, 2-3 giorni, fa il primo carino e poi tempo brutto. Qui sarebbe stato anche bello fare una dronata e vedere questa torre. Qua giù c'è una spiaggia. Qui non è davvero male, eh? Vediamo se riusciamo a fare una dronata. Proviamo, non è detto, ma vorrei farvi vedere questa spiaggia, questa spiaggetta e quella torre. Non sarà affatto male. Behind you and kiss on the side of your neck.
bella dronata, ragazzi, è piccolina, volevo fare un bel giro, una bella rinquadratura dall'alto sopra la torre, ma c'è moltissimo vento, mi dava solo allarmi di vento forte, tornare immediatamente. E niente, comunque il drone è tornato, e inquadrature belle, questa spiaggetta, quella dietro, fighissima questa costa, l'adoro. Quindi ripartiamo, e credo una mezz'oretta neanche dovremo riparcheggiarci, ma sì, neanche, e dovremo riparcheggiarci in un posto molto bello, e si può parcheggiare solo in questo periodo perché luglio-agosto è impossibile, ma è impossibile anche in scooter, figuratevi in camper. Ma adesso probabilmente si può, quindi andiamo a vedere. Comune di Teulada, ci troviamo a Capo Malfatano, provincia di Cagliari. Mentre venivamo e mentre stavo cercando il parcheggio, ho visto un IT Turismo che non ricordavo in questa zona, quindi scendo, vado a chiedere informazioni subito. Pesca Turismo Santa Rita. Questo IT Turismo ha un menu fisso a 35 euro a persona, tre antipasti, un primo, un secondo, ma un'orata arrosto, e mezzo di vino e caffè forse. Mentre invece più avanti c'è un altro ristorantino con menu alla carta, e proviamo ad andare lì, perché io non ne voglio mangiarmi tre antipasti, un primo, un secondo, dolci eccetera, voglio magari mangiare una grigliata mista e basta, e poi comunque dobbiamo parcheggiare lì, quindi iniziamo ad avvicinarci. Ho appena conosciuto un ragazzo, Nicola, che noleggia i gommoni qua a sinistra, e appena sono sceso mi ha detto: e cosa ci fai tu dalla Spagna qui? Ci segue sempre, quindi ci siamo fatti due chiacchiere e mi ha dato due consigli anche dove parcheggiare. Sono andato a chiedere e hanno vari piatti, hanno varie cose che possiamo assaggiare, e quindi vediamo, ci arrangiamo. Il posto è meraviglioso, adesso mi tolgo e ve lo faccio vedere. Siamo pronti? Perché è davvero la fine del mondo. E c'è vento, domani il ragazzo di prima che ci segue, Nicola, ci ha detto che sarà una giornata di calma piatta. Questa è la spiaggia e qua c'è il ristorante dove mangeremo noi adesso. Guardate la terrazza, che vista! E il camper ce l'abbiamo parcheggiato qua, e due giorni qui non me li toglie nessuno, presumo. Rita, molla tutto, andiamo in ristorante. Sì. No? Ah, ok. Lo sai che io sono sempre disponibile. Ci credo, non fai piatti, non fai niente, ma è meglio così. Qua dietro c'è il parcheggio a pagamento che usano per i periodi di alta stagione, luglio-agosto, ma siamo venuti 2 anni fa con il nostro amico Xavi e era impossibile, ragazzi, macchine incastrate ovunque, anche dove sono io in questo istante, quindi non nel parcheggio. Col camper una difficoltà, mille manovre per riuscire a girare e andare via, perché era una cosa mostruosa. Ero entrato un pezzettino e mi ero mezzo incastrato lì dentro, un macello. Guardate adesso invece che meraviglia, non c'è più nessuno, non c'è ancora nessuno, ed è fantastico, con la spiaggetta, con gli ombrelloni, è troppo bello.